Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Il Consiglio Comunale di Sassuolo ha tirato le somme dell'anno appena concluso. Nel corso del 2020 in città si sono tenute 9 sedute del Consiglio Comunale, di cui 4 svolte in presenza e 5 online. 26 le interrogazioni a cui è stata data una risposta e 45 le delibere approvate. È stato un anno particolarmente complicato, ha commentato il Presidente del Consiglio Comunale Luca Caselli. Nonostante questo, però, il Consiglio ha proseguito il proprio lavoro fino all'ultima seduta dell'anno, il 21 dicembre scorso, quando ha approvato il bilancio preventivo entro i termini stabiliti ed evitando così l'esercizio provvisorio. Di questo ringrazio tutti i colleghi consiglieri di maggioranza ed opposizione perché dopo un primo momento di disorientamento hanno dimostrato quella disponibilità e quella flessibilità di cui mai avevo avuto dubbi, permettendo al Consiglio Comunale e quindi alla città di Sassuolo di proseguire il cammino e i lavori. Importante operazione dei carabinieri della compagnia di Sassuolo che hanno arrestato 2 uomini per truffe e furti aggravati ai danni di persone anziane, alcune delle quali disabili. In totale, tra fine 2019 e 2020, 2 insieme a un altro uomo che è stato deferito in stato di libertà hanno portato a termine 14 colpi. L'intervista al comandante Camillo Meo. Specialmente nel territorio di Sassuolo, ma anche con dei colpi messi nei limitrofi comuni di Maranello, Fiorano e Formigine. Abbiamo arrestato 2 persone di Sassuolo e deferito in stato di libertà un altro, sempre di Sassuolo. Gli stratagemmi erano sempre gli stessi, e simulavano di essere degli operatori, finti operatori dell'era per la manutenzione della caldaia o dell'acqua, spesso per simulare una fuoriuscita del gas spruzzavano dello spray urticante o ancora riferivano alle vittime che ovviamente erano incapaci per la loro età di reagire per la loro ovviamente legittima difesa. E riferivano praticamente che a seguito del Covid-19 l'acqua era inquinata. In alcune circostanze si sono anche finti dei carabinieri riferendo che avrebbero dovuto prendere dei soldi per liberare un loro parente che era stato fermato e trovato senza l'assicurazione obbligatoria. L'indagine ha permesso di scoprire, grazie al nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sassuolo, 14 episodi delittuosi. E noi carabinieri riferiamo anche a seguito comunque di, ovviamente non in questo periodo, che si è impossibilitati a ogni forma di riunione, ma nel periodo precedente anche con accordi della prefettura di Modena, ma anche dell'arma dei carabinieri, abbiamo fatto degli incontri con le fasce deboli, riferendo che i carabinieri e le forze dell'ordine in generale non chiedono soldi ai cittadini. Quindi nel caso in cui dovessero presentarsi questi, io li chiamo questi malfattori, dubitare e chiamare immediatamente il 112. Domani mattina alle 11 è in programma l'inaugurazione della nuova sede di Sassuolo dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori. La sede si troverà in via Radice in Piano numero 131. Ed ora passiamo allo sport.
Domani la Green Warrior Sassuolo inaugurerà il nuovo anno giocando contro il Club Italia alle 17 nella palestra della Consolata. Come dico sempre, ha commentato il coach Barbolini, quella di domani sarà una partita esattamente come tutte le altre, in cui sarà necessaria la massima attenzione. Il Club Italia è una squadra anomala, molto fisica e senza nulla da perdere, per cui c'è da aspettarsi che scenderanno in campo con la loro solita aggressività. Allo stesso tempo però sappiamo che in questi casi rimanere sempre attenti e presenti può portare molti vantaggi. Anche per questa edizione di Sassuolo GTG è tutto, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento lunedì, buona serata!